Ciao a tutti ragazzi, io sono Rage e oggi sono qui con il mio secondo video per Jimba Network e ragazzi lasciatemelo dire, sono davvero davvero esaltato, emozionato, gasato, tutti gli aggettivi del mondo per potervi portare un gameplay di questo livello e infatti oggi vi porto una doppia MOAB e sì, è la prima doppia MOAB in Italia, quindi sono davvero contento di aver raggiunto questo, diciamo, primato. E che dire, adesso non cominciate magari nei commenti a linkarmi video in cui ci sono una doppia MOAB fatta con un glitch, il glitch che era presente prima in Modern Warfare 3. Questa è una vera e propria doppia MOAB fatta con 24 uccisioni di fila, poi sono morto, poi ne ho fatte altre 24. Sì, perché per chi non lo sapesse c'era un modo prima, che poi hanno patchato comunque, quando tu prendevi magari la tua MOAB, prendevi la tua 24esima uccisione con gli assist, con Inflessibile Pro, e una volta fatta un'altra uccisione prendevi un'altra MOAB. Questa invece è, come ho detto, una vera e propria doppia MOAB, quindi spero davvero che questo gameplay vi possa piacere. E un'altra cosa che la rende ancora più bello questo gameplay è che la prima MOAB la prenderò in quasi lo stesso tempo, più o meno lo stesso tempo della MOAB che vi ho proposto nel primo video, in circa 2 minuti 17. Come vedete vi ho messo anche un contatore così sapete più o meno come si deve calcolare la velocità di una MOAB, visto che alcuni mi avevano detto: ma perché dici che l'hai preso in 2 minuti e 08 se il video l'hai dura magari 2.39? Ecco, la MOAB si conta dalla prima all'ultima uccisione della serie. E vi ho messo anche un contatore adesso così potete capirlo meglio, ecco. E beh, anche la seconda MOAB comunque sarà abbastanza veloce, nulla di granché. Ok, grammatica perfetta. Comunque la prenderò in circa 3 minuti e 10, quindi niente. Spero davvero che possiate apprezzare al meglio questo gameplay, che secondo me è davvero qualcosa di eccezionale. Comunque, ecco, non fraintendetemi adesso magari che mi stia gasando troppo, però sono davvero contento per potervi portare un gameplay di questo tipo, ecco. Comunque, è una cosa che probabilmente farà incazzare alcuni di voi, ma probabilmente tanti mi cristoneranno nei commenti, e purtroppo questa partita si perderà perché si perderà di 2 punti, ditemi voi che sfiga. Ovviamente io avrei potuto giocare un po' più per gli obiettivi, però ecco, mi sento di potermi esentare dalle colpe in parte, perché comunque non è come quando tu vai per cercare uccisioni in una partita, una MOAB è diversa, infatti i punti delle bandiere non vengono contati, quindi sarebbe stato abbastanza inutile. Dopotutto avevo anche altri 4 compagni di squadra che potevano catturare le bandiere, ma così non è stato, abbiamo perso i 2 punti, ma spero che possiate comunque apprezzare un gameplay di questo livello. E niente, detto questo, come vedete ho velocizzato la parte, diciamo, intermedia alle 2 MOAB che prenderò in questa partita. Ho preferito velocizzarla anziché tagliarla, perché visto alcuni commenti del mio ultimo video su Jimba, appunto, magari qualcuno si inventava che ho tagliato magari 2 MOAB nella stessa mappa e l'ho messa insieme, quindi per sicurezza ho preferito fare così. E per non far venire il video troppo lungo ho tagliato giusto l'ultima parte di gameplay, dove facevo una quindicina d'uccisioni, quindi sono andato più o meno vicino a una terza. E quindi detto questo vi elenco un attimo la classe che stavo utilizzando in questa partita, appunto, visto che è differente in parte a quella che ho usato nel primo video. È sempre un MP7, sì, però a differenza del primo video, che utilizzavo un silenziatore e caricatori aumentati, in questo gameplay ho deciso di utilizzare il fuoco rapido e silenziatore. E sì, essenzialmente ormai l'MP7 lo utilizzo in 2 classi differenti. Quando vado per gli high score, per partite con punteggi alti, così la utilizzo come nell'altra classe con silenziatore e caricatori aumentati e sciacallo al primo perk. Mentre adesso, questo qua è un consiglio che vi do, intanto qua parte la serie per la seconda MOAB, un consiglio che vi do per se volete provare a utilizzare quest'arma per andare per MOAB è utilizzare questo MP7 appunto con fuoco rapido e silenziatore e i 3 perk: gioco di prestigio, assassino e mira stabile. E però nei 3 perk che andate a scegliere poi nella serie specialista vi consiglio di sbloccare il prima possibile sciacallo, perché fuoco rapido comunque vi lascerà molto spesso senza colpi, e perché appunto non ci sono i caricatori aumentati, quindi meno colpi nel caricatore e poi spara molti più colpi al secondo, quindi vi ritroverete spesso comunque a corto di munizioni, quindi vi consiglio di metterlo come primo o secondo perk sbloccabile nella serie specialista.
E adesso una piccola informazione, se magari qualcuno volesse provare a prendere una doppia Moab, non è possibile prendere appunto due Moab nella stessa vita. Mi spiego meglio. Una volta che voi farete la 24esima uccisione per la vostra Moab, se volete prenderne un'altra dovrete morire, perché non è possibile farne un'altra nella stessa vita. Ho detto praticamente la stessa cosa che ho detto 2 secondi fa, quindi non so perché l'ho ridetto sinceramente. Comunque, io non lo sapevo nemmeno nel corso di questa partita. Me l'ha detto Verax quando gli ho parlato appunto di questa partita, quando stavo parlando con lui. E mi è andata bene, diciamo che sono morto, mi è andata davvero bene, perché se magari avessi fatto altre 24 uccisioni di fila e poi non mi fosse uscita la seconda Moab, probabilmente avrei bestemmiato non poco. Comunque, vorrei tornare un attimino sulla questione di aver perso questa partita, perché volevo giusto dire una cosa, ecco. Perché so che comunque molte persone mi criticheranno per questo, perché è sempre così comunque. E sì, la maggior parte sono rosiconi, altri magari ci tengono davvero a questa cosa di giocare agli obiettivi. Però alla fine ognuno, secondo me, un videogioco può giocare come vuole. Io spero che molti di voi la pensino come me, perché se uno si diverte, un videogioco non serve per giocare agli obiettivi. Nel senso, se non, spero che capiate quello che voglio dire. Io ho preso Modern Warfare 3 con i miei soldi e ritengo che io con i miei soldi posso farci quello che voglio. Quindi sì, probabilmente vi potete un po' incazzare, però spero che comunque per voi non perda, diciamo, valore questo gameplay. Comunque ho voluto essere sincero, ecco, senza tagliare magari l'ultima parte per non far vedere il punteggio. Che, considerando che un 6 contro 6 io stavo utilizzando specialista, è comunque una gran cosa, visto che è un 92 set, sono andato molto vicino alle 100 uccisioni. E niente, adesso mancherà davvero poco comunque alla seconda mob della partita. E beh, volevo aprire un attimo un piccolo discorso sulla modalità, visto che, come ho detto, io gioco sempre molto per le uccisioni. E normalmente, anzi ho sempre fatto così, giocavo su guerra, visto che sono presenti più persone. Quindi una volta che tu chiami le tue ricompense, è più facile appunto ottenere altre uccisioni. Tanto qua, voi non avete idea dell'urlo che ho tirato a luna di notte, e mio padre mi stava per ammazzare quando l'ho fatto, però vabbè. Stavo dicendo, vi consiglio di provare la modalità in 6 contro 6, ve lo consiglio davvero, perché come dire, ve la consiglio davvero, perché tutto il lag che c'è in guerra terrestre, perché so che comunque molte persone utilizzano guerra terrestre per fare tante uccisioni, però io ve la consiglio, come ho detto tipo 3 volte in 10 secondi, di provarla, perché il lag che c'è in guerra terrestre sparisce quasi completamente in tutte le partite che farete. Quindi provatela del 6 contro 6 e niente, il video ormai è finito, quindi spero davvero che questa doppia mob vi sia piaciuta. E adesso mi metterò sotto per trovare un altro gameplay assurdo da proporre a Jimba per la prossima settimana. E sperare di vincere ancora magari la settimana tra i rookie. Comunque niente, il video è finito, quindi spero che vi sia piaciuto come ho già detto. E ci vediamo a un prossimo video su Jimba Network. Ciao a tutti ragazzi.